Benvenuti in un nuovo video in cui vi accompagno tra i meandri della mia collezione di albi disneyani. Nel video di oggi vorrei raccontarvi qualcosa su una delle collezioni a cui tengo di più, quella di Zio Paperone. Vedete qui alle mie spalle nello scaffale tre albi che identificano le tre stagioni dello Zio Paperone a cui mi riferisco. Queste tre stagioni identificano tre linee editoriali abbastanza differenti nella vita più o meno lunga della rivista. In particolare dell'ultima parte della vita editoriale di Zio Paperone, quella identificata dai fan come la serie bianca, sono stato addirittura abbonato. Ed è stata l'unica rivista in assoluto tra tutte quelle di fumetti a cui mi sono mai abbonato. È stata una storia un po' contrastata, quella tra me e l'abbonamento a Zio Paperone. Alla fine lo conclusi perché succedeva più o meno, se la memoria non mi difetta, in quasi la metà delle occasioni, che l'albo mi arrivasse con un certo ritardo rispetto alla distribuzione nelle edicole. Inoltre, un paio di numeri addirittura dovrei averli persi. Non a caso poi li ho recuperati in un formato leggermente inferiore rispetto allo formato solito. Disney Italia infatti spesso proponeva delle raccolte di albi che incollava uno attaccato all'altro sopra una copertina piuttosto leggera che li metteva tutti insieme. E quindi alcuni di questi numeri, alla fine, piuttosto che rivolgermi al servizio arretrati, vista l'esperienza precedente nel corso dell'abbonamento, li ho recuperati attraverso queste raccolte. Questi albi avevano un formato leggermente inferiore e ovviamente presentano sulla costa la colla dell'incollatura alla copertina realizzata ad hoc per quella raccolta. In questo modo la mia serie bianca è quasi completa. Infatti, l'unico numero che mi manca è proprio il 70, il primo numero con cui la serie bianca di Zio Paperone è iniziata. È anche curioso comunque ricordare che iniziai a seguire Zio Paperone un po' grazie alla pubblicità presente su albi come Paperino, all'epoca era Paperino Mese, un po' perché in edicola dove mi servivo più regolarmente rispetto alle altre, nella mia città Cosenza, mi imbattei proprio nel numero 71. Da lì in poi, salvo qualche incidente di percorso, non ho perso veramente nessun numero fino alla chiusura della rivista. Raccontiamo a questo punto un po' della storia editoriale della rivista e anche qualche aneddoto, sperando che la memoria mi sorregga, su come sono riuscito a recuperare alcuni dei numeri appartenenti alla storia precedente alla serie bianca. In un certo senso la storia della rivista inizia nel marzo del lontano 1952, quando il 386 di Four Color Comics venne dedicato interamente a Zio Paperone. Il titolo di quell'album infatti era Uncle Scrooge e viene considerato anche dall'editore come il primo numero del mensile a lui dedicato. Infatti, dopo altri due speciali, sempre intitolati Uncle Scrooge, usciti entrambi su Four Color Comics, il quarto numero divenne una rivista autonoma, partendo proprio come Uncle Scrooge numero 4. Da lì in poi il successo del personaggio fu letteralmente planetario, vennero aperte riviste un po' in tutto il mondo e l'ultima ad aprire un mensile dedicato a Zio Paperone fu proprio l'Italia. Era il dicembre del 1987 quando la Mondadori, che all'epoca pubblicava i fumetti disneyani, decise di portare nelle edicole italiane una rivista dedicata al personaggio ideato da Karl Barks. E infatti la linea editoriale originale della rivista era proprio quella di pubblicare le storie di Barks, in particolare quelle uscite proprio su Uncle Scrooge. Questa prima fase editoriale della rivista durò per circa 14 numeri, più tre speciali, Zio Paperone Speciale Paperino, dove invece vennero pubblicate storie di Barks, non pubblicate invece su Uncle Scrooge. Le pubblicazioni vennero interrotte intorno al dicembre del 1988.
E la rivista rimase in sospeso per diversi anni, nonostante le insistenze degli lettori e dei collezionisti. A quel punto, sempre nel dicembre del 1990, Disney Italia, che a quell'epoca aveva preso in mano direttamente la pubblicazione dei fumetti disneyani nel nostro paese, riprese le pubblicazioni di Zio Paperone a partire dal numero 15. In questo caso, la testata si dotò di una nuova, scusate il gioco di parole, testata. Questa era costruita da un logo, Zio Paperone, che poi si mantenne anche nella serie bianca, che era fatto come se fossero dei lingotti d'oro, con accanto uno Zio Paperone disegnato da Giovan Battista Carpi. Questa seconda serie di Zio Paperone durò fino al numero 69. In questo caso la maggior parte delle copertine erano tratte da vignette o da copertine disegnate da Karl Barks oppure disegnate dal caricaturista Franco Bruna. C'erano anche altre eccezioni da parte di altri disegnatori. La prima copertina di Bruna fu quella del numero 27 e poi a partire, se non vado errato, dal numero 40 in poi, quasi tutte le copertine furono appunto di Bruna. Il disegnatore sceglieva generalmente una delle storie di Barks all'interno del numero e realizzava una copertina a essa ispirata. Sostanzialmente l'idea della rivista era quella di pubblicare tutto il corpus barksiano, con qualche eccezione. Un esempio è lo Zio Paperone numero 68 che vedete alle mie spalle. In particolare lo Zio Paperone numero 2 e lo Zio Paperone numero 68 sono due esemplari delle due serie precedenti di Zio Paperone in mio possesso. Della prima serie di Zio Paperone ho in mio possesso soltanto il numero 2, che è imbustato, acquistato in un Cartoonix. Della seconda serie invece ho all'incirca una decina di numeri, un paio di questi acquistati a un Cartoonix, altri invece acquistati a un banchetto a Padova, quando alcuni anni fa andai per presentare il sito Eduinaf al congresso della SAIT, la Società Astronomica Italiana. Dal numero 70 in poi e fino alla sua chiusura avvenuta col numero 216, il copertinista della rivista fu Marco Rota, che oltre a realizzare l'illustrazione in copertina, metteva anche in evidenza uno dei protagonisti delle storie dell'albo in quarta di copertina. Col numero 70 la rivista diventa antologica. Oltre a presentare una storia di Karl Barks, cosa che fece per diversi numeri, presentava anche storie realizzate da altri autori, più o meno coevi per lo più a Barks stesso, oltre a presentare praticamente tutte le storie di Don Rosa, iniziando con la saga di Paperon de Paperoni, che caratterizzò tutto il primo anno della serie bianca. Ovviamente con la fine contestuale delle storie di Barks, incluse quelle semplicemente scritte o anche quelle ridisegnate da Dan Ippes, e con la fine delle storie di Don Rosa, la rivista ebbe un periodo, diciamo così, di crisi creativa da parte dei redattori, che non riuscirono mai a trovare una nuova linea editoriale per Zio Paperone. L'impostazione infatti in qualche modo cambiava abbastanza repentinamente da un numero all'altro e i redattori non riuscirono mai a trovare un autore che potesse fare da traino per la rivista, così come avevano fatto Barks e Don Rosa. Potremmo dire emblematici di questa difficoltà creativa da parte dei redattori di proporre a lettori e collezionisti delle nuove idee editoriali per la rivista, i due numeri celebrativi che vennero pubblicati nel corso dei 216 numeri, ovvero il numero 200 e il numero 100. Di due numeri il mio preferito è il numero 100, soprattutto per i redazionali presenti più che per il sommario. Ciò che manca al 200, a parte dei redazionali che potessero essere considerati all'altezza di quelli usciti sul 100, l'assenza praticamente assoluta di qualunque storia di Barks, che invece avrebbe dato un certo valore aggiunto.
Non solo, non c'era neanche nessuna storia che potesse essere un lancio per una nuova direzione editoriale della rivista, magari un nuovo autore, di cui avremmo letto in maniera cronologica, forse era eccessivo, ma quantomeno completa, le storie a partire poi dal numero successivo. Dopo la chiusura di Zio Paperone ci furono varie altre proposte editoriali che proseguirono quella idea lì che c'era dietro Zio Paperone. Sto pensando a Maestri Disney, Oro, Tesori Disney, di cui però mi occuperò in un altro video. Però quella stessa redazione lì, dopo che i diritti dei fumetti disneyani passarono poi a Panini Comics, decise di proporre ai lettori una rivista che per impostazione non era poi molto diversa proprio da Zio Paperone. Era il 2014 e nelle edicole italiane, ma anche nelle fumetterie, faceva il suo esordio Wack, acquista all'incirca il primo anno della rivista. E poi alcuni degli albi, quando Wack venne proposto come una sorta di sottotitolo di una serie chiamata Paperopoli. Per quel che mi riguardava, avendo comunque già tutta l'omnia barksiana uscita in allegato con il Corriere della Sera, la rivista avrebbe avuto come, diciamo così, valore aggiunto soprattutto gli articoli e i redazionali, che però in generale trovavo di una qualità leggermente inferiore rispetto a quelli pubblicati su Zio Paperone. Inoltre, lo stesso titolo della rivista, Wack, era per me molto meno appetibile rispetto a Zio Paperone. Successivamente, era il 2018, Panini tirò fuori finalmente una rivista intitolata a Zio Paperone, probabilmente uno dei personaggi più amati. Era e continua ad essere molto più simile a un paperino che non a una rivista per collezionisti. Ovviamente ho acquistato qualche numero qua e là, un po' per via dei gadget, un po' per via magari di alcune storie, soprattutto quelle inedite, oppure alcune storie tra le ristampe che mi piaceva leggere o rileggere. Resto ovviamente legato alla primissima serie dedicata a Zio Paperone, quella esplicitamente pensata per i collezionisti. E di quella continuerò a cercare i numeri che mi mancano, senza ossessioni particolari. Se mai troverò in qualche banchetto o a qualche fiera di fumetti albi che mi mancano, probabilmente continuerò a comprarli per provare a completare la collezione. Detto ciò, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati, inclusi quelli della serie collezionistica. Saluti a tutti!